il nostro presidente del Consiglio Mario Draghi a questo punto aveva ragione nel dire pace o condizionatori? Eccolo qui, al di là delle facili e semplici ironie che in questa sede lasciamo da parte, dobbiamo dare una notizia assolutamente importante perché partono delle nuove regole e anche delle nuove multe che riguardano i condizionatori, perché dal 1 maggio in tutti gli edifici pubblici la temperatura dei nostri condizionatori non potrà essere inferiore ai 27 gradi. C'è un livello di tollerabilità che è di 2 gradi, quindi di fatto non si potrà scendere sotto i 25, ma questo è il tetto massimo. Come abbiamo detto, riguarda solo gli edifici pubblici, quindi non le abitazioni private, non le case, ed è un emendamento che è contenuto nel decreto bollette. Attenzione perché non riguarderà questa nuova regola solo l'estate con il caldo, ma anche l'inverno, perché la regola in vigore dal 1 maggio viene prorogata fino al 31 marzo del 2023, quindi riguarderà anche l'inverno e quindi quando accenderemo il riscaldamento non potremo accenderlo oltre i 19 gradi. Anche in questo caso ci saranno i 2 gradi di tolleranza e di fatto il limite sarà 21 gradi. Attenzione perché abbiamo parlato, o meglio, dobbiamo parlare di multe, perché chi non rispetterà queste regole potrà prendere delle sanzioni. E da chi verranno controllate queste nuove regole? Di fatto saranno gli ispettori del lavoro. Manca la cifra della multa in cui potremmo incorrere potrà essere una somma variabile dai 500 ai 3.000 euro in caso di infrazione delle regole. E a questo punto, che dire, sarà un'estate calda se pensiamo al periodo proprio attuale? Come temperatura non si sa, sicuramente come prezzi che continuano a salire e sta di fatto che ci dovranno essere altri provvedimenti per aiutare tutti noi.